Saviano, ben trovato qui a Vieste. Grazie. Sul Gasgano, terra difficile ma bellissima. Proprio così, difficilissimo come terra, bellissima, poco raccontata. E quando hai detto in quel passaggio terra difficile, probabilmente ti riferivi alla mafia garganica, potente e sotto raccontata. E stasera sono felice di essere qui. Ogni volta che c'è una possibilità culturale in queste terre c'è una forma di resistenza. Se le dico amore, che cosa pensa? Che valore ha l'amore per te? È una domanda che mi ha spiazzato. E quindi cerco di dare una risposta originale. Ci sarebbe bisogno di tempo, ma in questo momento, in questo luogo, mi viene da dire che comprendere è forse, nel percorso della mia vita, l'atto che ho considerato più erotico e quindi che creasse vita. Comprendere. Saviano, il Gargano non grida abbastanza, non ha gridato abbastanza. Per niente, non so, il Gargano dipende, cioè chi racconta il Gargano, la politica garganica che cerca di tenere tutto sotto una sorta di cappa di normalizzazione. La situazione migranti, la situazione criminale, il fatto che queste terre abbiano creato continue batterie di rapinatori, un'organizzazione mafiosa potentissima. Qua vicino ci sono tutti i porticcioli che portano l'erba a mezza Europa, l'erba chiaramente montenegrina e albanese. Sostanzialmente stanno facendo diventare questo territorio un narcoterritorio nel silenzio, sostanzialmente, non credo alla società civile, delle persone, anzi della politica, che sostanzialmente se ne fotte da un lato, e dall'altro non vuole far sentire un'emergenza temendo il giudizio poi dell'opinione pubblica nazionale. Quanto le piacerebbe che certi messaggi passassero con la forza di un sussurro? Sussurro? Dipende, nel senso che nella mia comunicazione fatta per il libro, il grido vuole essere qualcosa che va a sostituire l'imprecazione, la piazza che sbraita soltanto quando deve urlare al complotto o alla rabbia. Il sogno era un grido di giustizia, cioè far sentire che è possibile poter dire, raccontare, far passare anche con ingaggio, con rabbia, un messaggio di giustizia, e non semplicemente solo un messaggio emotivo o appunto un urlo al complotto. Ecco, si parla molto di Green Pass e di vaccini. Lei come giudica la posizione della Lega appunto sul Green Pass? Vabbè, la Lega semplicemente non ha posizione, prende di volta in volta quello che le è utile per ottenere consenso. Ha detto tutto il contrario di tutto. Sono tra i peggiori e maggiori responsabili della cattiva gestione di tutto questo. Ovviamente so già che diranno che loro non sono al governo, dirà già che c'è, o meglio ci sono ma non ci sono, anche in questo caso ambigui, e diranno che non è stata loro responsabilità. Lo è nella comunicazione, senza dubbio. Si grida anche nelle stanze del potere per una riforma della giustizia che insomma è complessa da far passare. Quello è un tema complesso, va affrontato con molta serietà, adesso poche battute, ma certamente il sovraffollamento delle carceri e la situazione della giustizia italiana è drammatica e grida giustizia nel vero senso della parola. Lo stato di eccezione, a proposito di questo che lei descrive nel suo libro, che cosa in questo caso è rappresentato dalla pandemia, che cosa porterà a lungo termine? Cosa direbbe a quel ragazzo del liceo Diaz che sta respirando un po' troppo anidride carbonica? Beh, che la cosa che più conta in questo momento è riuscire a poter trovare soluzioni dentro la dinamica del diritto. La dinamica, per esempio, che porta questa così grande diffidenza verso il vaccino, il Green Pass e la gestione, nasce da una non comprensione, è evidente. E la comunicazione in questi mesi è stata confusa, spesso miope. Quindi sono convinto che invece, seguendo il percorso del diritto, la possibilità di far parlare con autorevolezza le fonti, permettere alle persone di comprendere che si sta agendo nella direzione della tutela e della libertà, questo non fa sentire schiacciati, manipolati, condizionati o mezzi per far profitto a qualcuno.